ringrazio per il tempo. Per me è un grandissimo onore, sono già stato consigliere comunale qui a Grotta Ferrata ed è un onore ritenere tornare in questi banchi. Certo è che mi aspettavo sicuramente un ambiente un pochino diverso. Ho ascoltato i primi interventi all'inizio di questo consiglio e ho sentito nei cuori e nella voce astio, odio. Beh, probabilmente dovrò imparare a capire e approfondire alcune tematiche che forse in questi ultimi tempi mi sono sfuggite. Sono abituato a lavorare in modo diverso, sono abituato a confrontarmi con tutti, e se anche si diceva, perché abitualmente la politica si fa nei paesi, si fa soprattutto nelle piazze, ma la vera politica si fa con il confronto politico, si fa attraverso prima un confronto democratico. Le istituzioni servono per fare una politica amministrativa, per fare la politica di indirizzo. Probabilmente la Costituzione ci dice che ci sono i partiti. Bene, io mettiamola su un altro piano, ma non è che mi sia molto simpatico Giampiero, il nostro sindaco, insomma, non si rende molto simpatico, ma chi di noi lo è totalmente? Chi di noi, e non voglio usare parole di uomini che risiedono altrove, non ha peccato? Abbiamo però l'intelligenza, siamo dotati di intelligenza, siamo dotati del saper fare, di una civiltà, ci siamo organizzati in comunità, e un appello al richiamo alla comunità non sarebbe sbagliato per nessuno. Dal Vangelo secondo Marcone. Siamo abituati a nulla, mi sembra anche giusto, perché ognuno di noi deve rappresentare ciò che è. Ed è giusto che sia così. Però, visto che sono state fatte tante raccomandazioni e tanti appelli, permettetemi la presentazione di un appello anche al sottoscritto che si siede per la prima volta in corso, su una macchina in corso. Avremo di che dire, avremo di che fare, avremo di che confrontarci con le persone civili e democratiche. E io sarò qua, considerando che non mi meraviglio di nulla, perché ne abbiamo prese di botte lungo la nostra strada, soprattutto quella politica, ma un confronto civile per il bene dell'istituzione comunale che rappresentiamo tutti, maggioranza e minoranza, per il bene di tutti i cittadini di Grotta Ferrata, al di sopra dei partiti che rappresentiamo, per questi valori il mio appello è quello della comunicazione e del confronto civile. Poi possiamo rimanere propri sulle proprie idee, sulle proprie basi, possiamo fare tutto ciò che vogliamo, ma il confronto io lo cercherò, mi auguro di trovarlo e di portare frutti questa non amministrazione, ma al paese, perché noi rappresentiamo il paese, chi da una parte e chi dall'altra. Riportiamo i valori in auge, spargiamoci un attimo la testa con la cenere, richiamiamo le nostre responsabilità invece che fare altro, e io penso che questa amministrazione, con l'aiuto di tutti, possa farcela a fare qualcosa di bene per il paese. Questo è il mio auspicio, questo è il mio augurio. Se poi verrò smentito dai fatti, sarò il primo ad assumermi le responsabilità e a fare quello che dovrà essere fatto. Vi ringrazio.
Grazie consigliere.